obiettivo benessere. Buongiorno, buongiorno a tutti, Annalisa Manduca, benvenuti alla nostra trasmissione. Ci occupiamo subito di emicrania associata a vertigini, mal di testa con giramenti di testa, definita emicrania vestibolare. Abbiamo il piacere oggi di descriverla, ci facciamo aiutare dalla dottoressa Alicia Grazzi, collaboratore al Centro Cefalee Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Benvenuta e buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, emicrania vestibolare, io ho bisogno proprio di sapere, di spiegare ai nostri ascoltatori di cosa parliamo, perché come possiamo descriverla? Ho letto che è camaleontica, cioè nella manifestazione clinica. Molto, quadro varia da persona a persona. Come facciamo quindi? Spieghiamo un po'. Il quadro varia da persona a persona anche perché non è un'entità, diciamo, ben definita. Da sempre è frequente l'associazione di episodi emicranici e di episodi vestibolari. Solo più di recente, ad opera della International Headache Society, che è appunto quel gruppo di studiosi che si occupano di classificare le forme di emicrania e di cefalea a livello proprio internazionale, e anche l'associazione della Bahrain Society, che è quella di neurootologia, si sono impegnati per cercare di trovare, di sistematizzare queste due entità cliniche nella forma, catalogando questa forma di emicrania vestibolare, che però, ahimè, non ha un suo posto ancora nella classificazione internazionale delle cefalee, perché sono due elementi, sono due situazioni cliniche molto diverse, di cui spesso i pazienti soffrono in maniera anche importante, certo, contemporaneamente o disgiunta nel tempo, ma anche in modo particolarmente serio e importante. Senta, mi aiuta però. La discussione è ancora piuttosto vivace e attiva. Sì, però al di là di questo c'è un elemento che dobbiamo proprio condividere con i nostri ascoltatori. Queste vertigini a cui facevo riferimento io sono descritte diversamente, cioè certo. C'è un altro tipo di descrizione, vuole darla per favore? Dunque, le descrizioni in realtà non sono, anche qui la descrizione non è univoca, nel senso che possono essere incluse le cosiddette vertigini soggettive, che sono proprio quelle sensazioni del movimento di sé, del nostro corpo. Sì, sì. Altre volte sono descritte come una vertigine oggettiva, cioè la sensazione di vedere, come si dice, tutto che gira intorno. Tutto che gira intorno. Altre volte invece i nostri pazienti riferiscono come più una sensazione non tanto vertiginosa, ma quanto di instabilità, di incertezza nel mantenere la stazione eretta nella postura. O a volte addirittura sono delle situazioni pseudo-vertiginose che sono indotte da stimoli particolari, stimoli visivi, un cambiamento del movimento della testa, della posizione della testa. Quindi hanno anche questi una grande eterogeneità. Sì, però comunque stiamo descrivendo una distorsione percettiva, sicuramente una distorsione che però può avvenire, leggevo, quando per esempio uno si alza dal letto, certo, o fa un movimento brutto. Certo, ecco. Cambiamenti di posizione, movimenti della testa, movimenti bruschi possono indurre questo tipo di sensazione, che, attenzione, possono essere presenti in persone anche senza una storia specifica di emicrania, ma che possono essere però più comunemente ritrovati in pazienti che soffrono anche di forme emicraniche. No, ma lei, ho capito che si sta muovendo con grande prudenza e attenzione, perché non bisogna dire cose inesatte, me ne rendo perfettamente conto, però siccome dobbiamo cercare di dare delle descrizioni anche per dare delle valutazioni alle persone che stanno ascoltando di perché non riescono a trovare una soluzione, o perché è così importante comprenderne il significato di queste percezioni così complesse, no? Questa sensazione che la stanza giri intorno a te più che altro e non sei tu a vacillare. Quindi entra d'autorità un organo di senso come l'orecchio, imputato a renderci stabili a questo punto? Beh, certamente il fatto, l'incertezza diagnostica è ovviamente da risolvere
con l'aiuto di chi si occupa proprio di questi aspetti, quindi di un otorino che possa fare delle valutazioni per escludere che ci sia un fenomeno primario, certo, organico che induca questo tipo di situazione. Poi certamente l'approccio è complicato perché sono forme eterogenee e sono due forme cliniche molto diverse che spesso vengono trattate indipendentemente da una parte e dall'altra, senza che si possa trovare, quando invece c'è, un nesso comune. E quindi questo è molto frustrante per i pazienti, perché passano da una visita all'altra in ambito otorino-laringoiatrica magari avendo trascurato il loro passato emicranico, e questo può creare certamente dei disagi grossi e degli aspetti proprio di diagnosi magari erronee che vanno a confondere ulteriormente il quindi quadro. Mettendo insieme tutte le informazioni che lei sta dando questa mattina, ce n'è un'altra che vorrei che lei ragionasse. Sentiamo spesso parlare di otoliti nella loro sede, di manovre opportune. Ecco, quando tutto questo si mette in atto, quando le persone hanno questo tipo di vertigini, perché non è la vertigine classica, diciamo, a cui facciamo riferimento in questo caso, c'è un'associazione con emicrania, c'è una situazione chiaramente da diagnostica importante da valutare, complessa, perché bisogna fare con criteri diagnostici molto molto attenti diagnosi. A questo punto, quando si sente parlare di otoliti che devono tornare nella loro sede, che cosa stiamo dicendo? Lo spieghi ai nostri ascoltatori. L'aspetto dell'otolita va accertato in ambito otorino-laringoiatrico e la terapia specifica viene data da chi fa questo mestiere, esatto, non dal neurologo. Il neurologo interviene in un secondo momento, per esempio quando ha una tranquillità da parte del collega specialista in quell'ambito che non c'è nessuna, come ho detto prima, causa primaria, otoliti compresi, che possa determinare una sintomatologia, certo, pseudovertiginosa o di quel tipo che abbiamo descritto. Questo ovviamente. Chiaramente poi quando c'è questa idea di far tornare gli otoliti nella loro sede, allora ci sono delle manovre opportune che vengono messe in atto, poi ne parleremo in un'altra puntata di Life. La cosa fondamentale però è stabilire a questo punto la causa, perché è successo tutto e perché si soffre di questo tipo e non lo sappiamo, però esiste. In realtà è molto complicato dire la causa è questa. È come se noi volessimo definire l'emicrania come una patologia che ha una causa. Probabilmente sono situazioni come l'emicrania, e vista l'associazione è possibile che questo sia reale, di una per esempio di un terreno predisposto su cui varie concause poi vanno ad agire e a lavorare. Non è possibile né per l'una né per l'altra cosa, disturbi così essenziali, certo, definire una causa precisa. Purtroppo questo non siamo ancora arrivati, magari ci arriveremo. Però lei immagini il mio azzardo, questa mattina ho cercato di spiegare, raccontare una cosa ai nostri ascoltatori che in realtà però con grande prudenza dobbiamo evitare di approfondire fino in fondo. Però una cosa la possiamo dire, dottoressa, insieme, perché siccome esiste e i casi ce ne sono, attenzione, perché queste vertigini che abbiamo descritto possono essere spia e non bisogna sottovalutarli. Questo è sicuramente un messaggio che va dato. Assolutamente, ma il messaggio va dato, e l'abbiamo detto chiaro e forte, nel senso che la situazione vertiginosa, soprattutto nelle persone giovani, come il mal di testa nelle persone giovani, può essere la spia di una situazione di malattia organica, di malattia del sistema nervoso centrale, che vanno indagate ed escluse. Nel momento in cui noi escludiamo una situazione di organicità all'origine, certo, del nostro disturbo, allora siamo liberi di decidere se l'emicrania e la vertigine sono associate, se meritano un trattamento e di che tipo di trattamento. Mi faccio dare un'altra informazione pratica ai nostri ascoltatori, ma il primo medico che dobbiamo intercettare e consultare è il neurologo? Allora, nel caso dipende dalle situazioni. Ha capito questo? Nel fatto caso, che dipende, lei mi lascia un po' tutti così col fiato sospeso. Col fiato sospeso, perché è ovvio, però è anche abbastanza naturale che, con consiglio per esempio del medico di famiglia, il primo intervento da fare, se si tratta di una vertigine importante di recente esordio, il primo contatto vada preso in ambito otorino-laringoiatrico, ecco, da un otorino, per decidere se procedere, fare un esame vestibolare,
se questa origine, se questa vertigine ha un'origine di quel tipo. Di quel tipo. In seconda battuta, una volta escluso questo, si può consultare e si deve consultare un neurologo. Io la ringrazio infinitamente, perché la chiarezza poi e anche l'onestà premiano sempre, perché le persone stanno ascoltando, magari che vivono quel problema, o un parente o una persona cara, comunque hanno bisogno di risposte. Però abbiamo inquadrato un problema, l'emicrania vestibolare, vorrei ricordare, ribadire che esiste, si sta studiando molto di più, ma comunque esiste ed è una realtà. E la dottoressa Alicia Grazzi, collaboratore al Centro Cefalee Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, ci ha aiutato molto nella comprensione di questo particolare emicrania. Grazie davvero, una buona giornata. Grazie a voi, arrivederci.